che aveva fatto un quadretto di tutta la squadra. Anch'io tra i molti vi saluto, rossalabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo amati. Trepido seguo il vostro gioco. Ignari esprimete con quello antiche cose meravigliose sopra il verde tappeto, all'aria, ai chiari soli d'inverno. Le cinque poesie del gioco del calcio, qualcuno ha pensato che Saba fosse sportivo. No, non corrisponde al vero. Saba non si interessava per niente di calcio, mentre lo sportivo, quello che al giorno d'oggi si direbbe un ultras della Triestina, era mio padre. E Saba non riusciva a capire perché mio padre, il lunedì mattina, se la Triestina aveva vinto, lavorava, se aveva perso, era intrattabile. Di conseguenza, ha detto, beh, portami a vedere dove vai la domenica, tanto per riuscire a capire. E quando sono andati a vedere due partite, mi pare, da quelle due partite Saba ha scritto quelle cinque meravigliose poesie sul gioco del calcio. La folla, unita ebbrezza, par trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Le poesie più belle che siano mai state scritte sul gioco del calcio, forse sullo sport in generale, scritte da uno spettatore d'eccezione che possiamo immaginare seduto su questi spalti dello stadio della Triestina, anche se lo stadio non è più quello, che ci racconta di tre aspetti del gioco del calcio: il mito, la commozione e il quotidiano. Il mito perché Saba capisce che in fondo gli atleti, i calciatori in particolare, nel Novecento sono i nuovi eroi greci, sono Aiace, sono Achille. La commozione nella quale si ritrovano tutti uguali, ricchi e poveri, adulti e bambini. Ad esempio è bellissimo quando Saba ci racconta la commozione creata dal gol realizzato, ma anche il gol subito dall'avversario. In quel momento, nel momento del gol, tutti magicamente per un istante vivono insieme, vivono di uno stesso palpito, e questo è particolarmente importante in un secolo di grandi solitudini. Lo sport forse è l'unico momento collettivo di unione, dove perfino il poeta, che è diverso da tutti gli altri, è ugualmente e diversamente commosso. Le angosce che imbiancano i capelli all'improvviso sono da voi così lontane. La gloria vi dà un sorriso fugace. Il calcio è il passatempo di tutti, è il passatempo del popolo in particolare. E Saba, che vuole andare verso la gente, che vuole essere con la gente, riconosce nel calcio quel mondo nel quale si può vivere tutti insieme, illudendosi forse, perché è lo sguardo dell'innocente, lo sguardo del bambino che vede i calciatori come eroi. Abbracci corrono tra di voi, gesti giulivi. Giovani siete, per la madre vivi, vi porta il vento a sua difesa. V'ama anche per questo il poeta, dagli altri diversamente, ugualmente commosso. Saba incarna questa capacità di amare tutti. Ha raccontato in pochi versi il dramma del calcio. Il dramma del calcio è un fatto di gioia, è fatto di dolore, è fatto di raccapriccio per un errore commesso. È incredibile come un uomo in fondo anziano, già non certamente un tifoso, abbia colto e intuito questa grande verità del gioco, di cui l'episodio è fondamentale. Ma l'episodio che cos'è? La vita. La vita è fatta di episodi. Certamente in questo ambito dell'amore per la vita, per la folla e per la vita quotidiana degli uomini,
c'è anche il riflesso che lo sport nella sua poesia, in quelle famose cinque poesie per il gioco del calcio. Il pubblico è protagonista, il pubblico fa il tifo, il pubblico soffre, il pubblico si dispera, il pubblico ride, si abbracciano. Cioè, ci sono i giocatori, ci sono gli ufficiali di gara e c'è il pubblico. Far parte di questa folla, ma non passivamente, partecipando. Io vorrei ricordare anche un altro fatto, cioè il fatto che Saba, per esempio, nelle scorciatoie dedica una serie di aforismi ai libri gialli, cioè a uno dei fenomeni moderni dell'editoria. Il romanzo poliziesco, diceva Saba, aveva sostituito il detective al paladino. Così come nel passato, dal grande serbatoio della poesia cavalleresca, era nata quella grande opera popolare di stile che era l'Orlando Furioso. Trieste è la città, la donna è Lina, per cui scrissi il mio libro di più ardita sincerità. Né dalla sua fu fin ad oggi mai l'anima mia partita. La casa più importante nella vita di Saba qui a Trieste è in qualche modo l'unico reperto reale tra le abitazioni di Saba che possiamo trovare, perché quasi tutte le altre sono in fondo dei fantasmi, degli spettri, e che fanno parte di quella Trieste che ormai non esiste più. La casa nella quale Saba arriva nel 19 con la moglie Lina, sposata qualche anno prima. La casa della vita, in fondo, dove Saba vive quello che poi sarà il capitolo centrale della sua storia d'amore. All'inizio tutto è bello, tutto è straordinario, ed è straordinario perché lo vive il poeta che, essendo un personaggio ipersensibile, capace poi di descrivere le sue esperienze, ne può fare oggetto di un racconto che forse mai era stato fatto nella storia della poesia italiana e forse anche mondiale a questo livello. Ma diventa poi anche il momento della pesantezza, del quotidiano. Nel loro rapporto qualcosa si incrina, forse in Lina affiorano i ricordi di un amore sepolto della sua giovinezza, ma è sicuramente soprattutto il poeta che sperimenta fino in fondo l'impossibilità di poter esistere come tutti gli altri. È una delle figure più complete, più belle della letteratura italiana, proprio perché non è monolitico, ma cambia. Saba dedica dei versi di grande amore, ma anche di grande, così dire, tensione emotiva nei confronti della sua donna. Nella vita coniugale di Saba ci sono anche dei momenti drammatici: l'abbandono di Lina, poi il suo ritrovamento, un rapporto conflittuale, un rapporto che vive della contraddizione. Lo dice molto bene, appunto, Saba in alcuni versi, che ci sono delle cose che appartengono solo a lui. Per esempio il dolore, appunto, che non vuol condividere con gli altri, è qualcosa che lo distingue dagli altri. Questa è la casa del quotidiano, si diceva, la casa frequentata da tanti artisti, da tanti personaggi. Qui veniva Bobby Bazlen, quello che si può definire il Socrate triestino, uno dei più grandi personaggi della cultura del Novecento italiano, che frequentava la figlia di Saba, Linuccia. Forse proprio per questo a un certo punto allontanato, per una sorta di eccessiva gelosia, un senso di quasi morbosa possessività da parte del poeta nei confronti della figlia. Sono anni molto difficili, anni di nevrosi, che ci testimoniano di un Saba entrato in una fase oscura della sua vita. Possiamo immaginare in questa casa Lina, che vorrebbe avere una vita sociale, vorrebbe accogliere persone come ne erano sempre venute, come saltuariamente continueranno a venirne, ma Saba sembra che non voglia più vedere nessuno. Atteggiamenti che possiamo far fatica a capire, che ci hanno tramandato la leggenda di un Saba ombroso, collerico, incattivito. Probabilmente Saba era consapevole di quanto gli fosse negato per sue ragioni profonde, nelle quali noi non possiamo e non sarebbe neanche giusto entrare fino in fondo. Gli fosse negato realizzarsi pienamente in quella che si definisce una vita normale. Un Saba sempre più in preda a una nevrosi divorante trova un'ancora di salvezza, cui si affida con entusiasmo da neofita, nella psicoanalisi freudiana,
proveniente dalla vicina Vienna.